Oscar Farinetti, il contributo delle donne a questo nuovo progetto? Beh, intanto il capo assoluto è una donna, Tiziana Primori, l'amministratore delegato è una donna. Il gruppo di lavoro è composto ormai al 90% da donne, adesso dobbiamo mettere qualche maschietto perché i primi assunti siamo già una quarantina che lavoriamo su FICO, arriveremo a essere 200-300 di noi, più le migliaia di altre persone, e sono quasi tutte donne, adesso cercheremo di fare entrare i maschietti. FICO in realtà è un'azienda molto femminile, perché poi abbiamo tante donne che lavoreranno dentro nelle osterie, nelle, per esempio le sfogline, no? Le sfogline che saranno una meraviglia, che racconteranno al mondo come si fa la pasta fresca italiana, e la produrranno, la dimostreranno, la venderanno e la daranno in ristorazione dentro Italy. Quindi un luogo molto femminile, ma anche maschile, ma di tutti, dove siamo pari e dove staremo benissimo. Ma una battuta, una parola rispetto al contributo che le donne hanno portato e continuano a portare nell'agricoltura, nella biodiversità, in questa ricchezza italiana? Intanto l'agricoltura è femmina, la cucina è femmina, la Italy è femmina. Dico sempre che Italy è femmina perché è una mamma, perché è terra, perché è cultura, perché è storia, è tutto va al femminile, è scuola. E se pensiamo che il grande valore della cucina italiana rispetto a quella francese è che quella italiana nasce domestica e quella francese nasce nei ristoranti, quindi quella italiana è replicabile. E gli inventori della cucina italiana sono le nostre bisnonne, che hanno preso le materie prime meravigliose che la terra italiana offriva, le hanno rovinate il meno possibile e hanno creato dei piatti straordinari.